È stata una sudata, diciamo la verità. La partita è stata guadagnata solo sul finale dell'ultimo quarto, perché il Cassino è riuscita a mantenere i nervi saldi, è riuscita con, grazie a grandi giocatori, uno su tutti Marco Raskovic, un match impressionante. È andato a prendersi una partita difficilissima. Possiamo dirlo con certezza, la Virtus Cassino è prima in classifica con 18 punti dopo una partita difficilissima. La Virtus non sbaglia, vince 90-75 su questo campo difficilissimo, un'enorme prova di forza della Virtus, ma ribadiamolo, è prima in classifica, ma dobbiamo ringraziare però in realtà un giocatore, uno su tutti, un certo Marco Raskovic, con quel numero 12 sulla schiena. Grandi giocatori, grande partita, ripetiamolo, un match difficilissimo perché il basket Aprilia ha cacciato davvero gli attributi, ma la forza del Cassino è immensa e alla fine è riuscita a portare a casa questo risultato, ribadiamolo, difficilissimo, ma ribadiamo anche il concetto che la Virtus Cassino è finalmente prima con 18 punti. Condivide il primato però con altre due formazioni tostissime, che sono ovviamente la Luis Roma, l'Olimpia Cagliari, e ci scordiamo un'altra che ha vinto Stella Azzurra Viterbo, che ha vinto contro Sora, quindi quattro che si contendono il primato. È un po' un campionato separato, da una parte le squadre che giocano per i playoff, da una parte le squadre che si giocano il primo posto. Grande Virtus, ma soprattutto grazie per questa vittoria. Allora, innanzitutto complimenti a Coach Sardo, che per tre quarti ha tenuto a bada la Virtus Cassino, quasi non sembrava fra le due squadre ci fosse così tanta differenza in classifica. Comunque si è sentita anche l'assenza di Lucibello. Sì, allora partiamo dal fatto che insomma la differenza c'è, perché insomma le squadre hanno budget diversi, obiettivi diversi, e quindi la differenza c'era dall'inizio. Abbiamo fatto secondo me una partita per lunghi tratti oltre ogni mia aspettativa, ci mancavano Lucibello e altri due lunghi che in tutti i casi nelle rotazioni mi sarebbero serviti, e quindi è stata una buona partita. Peccato che nel finale non abbiamo più avuto le energie fisiche e mentali per poter giocare fino all'ultimo, però insomma la differenza c'è, il Cassino è un'ottima squadra ed è insomma tra quelle tre che secondo me, adesso si è entrata anche l'Olimpia Cagliari, però insomma Luis, Cassino e la Stella Azzurra Viterbo mi sembra che abbiano i giocatori per poter stare nelle prime e giocarsi la promozione. Comunque in ottica playoff l'Aprilia ha mostrato un grande potenziale offensivo, Cassino nel terzo quarto non ha mai nella sua storia delle sue partite subito 60 punti, comunque con Rhodes, Puleo e Coppa si può fare la differenza. Innanzitutto Puleo non è che oggi ha fatto una partita sopra le righe, diciamo che oggi in attacco siamo andati meglio, avevamo preparato certe cose e quindi siamo andati bene. Sì, in effetti avevo anche insomma detto alla squadra che loro avevano ottime percentuali da tre di difenderli, però non siamo riusciti perché hanno avuto ottime percentuali fino alla fine. Abbiamo retto l'attacco, però poi in finale sono venuti fuori i valori che ci sono poi di differenza. Allora coach, è iniziato l'inferno, ma il Cassino contro una squadra tosta, nonostante la posizione in classifica, alla fine è riuscita. Forse bisogna ringraziare un incredibile Marco Raskovic. Sì, stasera ha fatto ciò che sa fare, cioè ci ha fatto vedere che se è servito in una certa maniera, se mette l'intensità giusta, se ha voglia di dimostrare che e mangiarsi l'avversario, lo sa fare. Abbiamo avuto un approccio sbagliato, comunque voglio fare i complimenti alla squadra avversaria, perché
fino adesso è quella che ho visto che gioca un miglior basket in assoluto, almeno quello che si è visto su questo campo. Sapevamo che era un campo difficile, parecchi hanno sofferto su qui e quindi temevamo questo campo. Adesso ritorniamo in casa nostra con la certezza di aver messo altri due punti in cascin, aver recuperato la testa della classifica, ma sicuramente dovremmo lavorare in settimana sull'approccio mentale, perché purtroppo noi siamo molto legati a questa situazione qui. Non ci possiamo permettere assolutamente il lusso di entrare nel secondo quarto in partita, di regalare diversi minuti proprio per atteggiamenti sbagliati dei nostri atleti. Da lavorare in settimana. Sicuramente siamo contenti di aver fatto comunque 90 punti su un campo che è ostico, eh. È vero che anche loro avevano delle defezioni, quindi va dato merito ancora di più alla squadra avversaria che, nonostante le defezioni, ha sciorinato una buona pallacanestro. Ripeto, la squadra che ha giocato meglio la pallacanestro fino adesso è, posso dire assolutamente che sia Aprilia. Noi abbiamo conquistato due punti fondamentali. Ti ripeto, in settimana dovremo lavorare forte sulla nostra mentalità, perché sicuramente squadre un po' più attrezzate di Aprilia, cioè Stella Azzurra, Luis e Olimpia Cagliari, non ti fanno rientrare, oppure non ti regalano la possibilità di portare a casa una partita, anche se l'approccio mentale lo sbagli. Quelle sono squadre che ti puniscono al primo errore e noi dobbiamo essere bravi e soprattutto dare una mano ai compagni, essere umili e darsi una mano l'un l'altro. Dovremo lavorare forte su questo aspetto, per il resto non credo che abbiamo grandi problemi. Ormai le alchimesi sono quasi stabilite in mezzo al campo, quindi è solo una questione mentale, da lavorare duro. Hai parlato di Luis Roma e Olimpia Cagliari, perché insieme al Cassino con 18 punti sono le prime in classifica. Luis, il primo scontro diretto c'è stato ieri, ha vinto l'Olimpia Cagliari, che ha permesso ovviamente di rallentare la corsa della Luis. Adesso l'inferno inizia anche per il Cassino, perché dopo Calasetta partono gli scontri diretti. Assolutamente sì, cioè adesso si vede chi effettivamente si può meritare l'accesso alla Coppa. Noi non neghiamo che è un obiettivo al quale aspiriamo, soprattutto ripeto, per la nostra società sarebbe un vanto arrivare all'ingresso in Coppa. I giocatori ci tengono, tutti quanti ci teniamo a questo fatto della Coppa, quindi proveremo ad entrare. Non sarà facile, perché, ti ripeto, come Olimpia è andata a perdere alla Stella Azzurra di 20, poi ha vinto in casa con la Luis, ti fa capire che insomma ci può stare una debacle di giornata, però sono squadre che sono attrezzate tanto quanto noi al salto di categoria. Adesso viene il bello, adesso si vedranno veramente i valori in campo, e se meriteremo di essere primi ce la godremo fino alla fine. Il primo scoglio grosso era questo di aprile, lo sapevamo che sarebbe stato un campaccio. Adesso inizia l'inferno, perché, come ho già detto a Concertese, dopo Calasetta ci saranno gli scontri diretti, quasi come che chi ha fatto insomma questi calendari si fosse un po' divertito a mischiare un po' questi scontri diretti proprio alla fine. Sembra che li abbia fatti Alfred Hitchcock, e proprio all'ultimo minuto si saprà chi è l'assassino, in questo caso chi vincerà il titolo di campione d'inverno. Noi qui sapevamo che avremmo incontrato una squadra che anche con un paio di assenze ci avrebbe messo in grande difficoltà, perché loro hanno lottato su tutti i palloni, sono ben allenati, hanno un buon amalgama di squadra, sono tutti molto giovani, molto vogliosi, e quindi hanno buttato sul campo grande, grande grinta. Noi eravamo lì, abbiamo come al solito atteso, e poi siamo usciti macinando l'avversario con, devo dire, stasera un meraviglioso Marco Raskovic. Dovevamo andare da lui per cercarlo, e stasera è stato l'MVP della partita. Noi siamo contenti di tutto questo. Adesso ci vediamo sabato prossimo alle ore 15 contro Calasetta in casa, per fare il tifo per la nostra Virtus, per continuare il sogno. Allora, per la prima volta ho sentito nominare da Coach Vettese due paroline: Coppa Italia. Ovviamente sveliamoci, perché è il secondo sogno dopo la vittoria del campionato della Virtus. Noi vogliamo a questo punto provarci. In questo momento siamo primi in classifica, primi per scontri diretti, primi per punti realizzati, abbiamo il miglior attacco d'Italia, per cui
Dobbiamo affrontare prima l'Olimpia e poi prima Calasetta, poi l'Olimpia e poi andare a vedercela con la Luis, che è una super corazzata. Adesso dobbiamo uno alla volta affrontare questi avversari e vediamo cosa accade il 4 gennaio. Poi se riusciamo ad andare alle Final Eight di Coppa Italia sarà qualcosa di storico per Cassino. Se non ci riusciamo, i ragazzi sono stati bravissimi lo stesso, incontrano tre squadroni, siamo di fronte a un campionato a parte, lo sappiamo, e quindi vediamo, vediamo, teniamo le dita incrociate, forse Rimini ci attende. Marco, con la tua prestazione incredibile hai tolto le castagne dal fuoco sia a Concivettese che a tutta la squadra. È stata una partita molto dura, lo sapevamo, siamo partiti, diciamo, psicologicamente un po' molli, piano piano poi si è riusciti a rientrare in partita. Io ho fatto delle giocate buone, sono contento della mia prestazione, ma comunque devo ringraziare i compagni perché comunque siamo una squadra e non bisogna abbassare la guardia neanche un attimo. Questo è stato una verifica di questo, che questo campionato comunque non bisogna sottovalutare nessuna squadra, e siamo contenti di aver portato a casa i due punti. Bisogna continuare a lavorare e cercare di migliorarsi sempre di più. Marco, adesso il primato in classifica è coabitato da altre tre squadre importanti che sono Olimpia Cagliari, Luis Roma e Stella Azzurra Viterbo. Facciamo una domanda che abbiamo fatto sia al coach che al presidente: adesso inizia il vero campionato. Adesso ci aspettano 3-4 partite toste contro le altre 3-4, diciamo, che stanno in alto in classifica con noi, e bisogna andare là e giocare al massimo delle nostre capacità e far vedere un gioco molto pulito e duro sia in difesa che in attacco, e cercare di vincere tutte le partite fino alla fine della stagione, perché abbiamo una squadra veramente forte e possiamo sfruttare tutte le potenzialità di tutti i giocatori al massimo, secondo me. Su questa TV, le gare della BPC Virtus Cassino, terra di San Benedetto, campionato nazionale basket Serie C. Found you amazing, always telling you.